quando me devo spostare, eh? Vai, vai, quando... Lo accendi? Non mi ripiega la cosa, il quadrante non l'ho acceso, se no può... Abbiamo la bugia tutta tirata, andiamo a misurare strogghe interno sinistro. Strogghe interno sinistro 7 e 2. Strogghe esterno sinistro 12 e 2. Ok, andiamo a verificare l'ala destra. Strogghe interno. Sette, due. Ultimo strogghe l'esterno. 12 e 3. Ok. Adesso che abbiamo fatto le misurazioni, andremo a verificare anche la lunghezza e la posizione in cui ci si trova con l'imbrago agganciato. Tutti questi dati ci servono per ottimizzare l'assetto in maniera tale che poi, quando ci troviamo in volo, non abbiamo sorprese, ma abbiamo il mezzo sotto controllo nel miglior modo possibile. Ogni piccola cosa ha la sua importanza, di conseguenza ci vuole la dovuta calma per andare a fare tutte le verifiche e mettere a posto nel miglior modo dei modi.